I neoassunti, dove sono i neoassunti? Lei non è un neoassunto. Ecco un neoassunto. Come si sente in questi momenti, in questi frangenti frantumati? Molto, molto assunto, è poco neo adesso. Come dire a Napoli, molto assorto. Aspetta un attimo, intervistiamo. Molto assunto. Una neo assunta. Una neo assunta. Il barzelletto d'Italia. Dove sono gli assunti? Avvocato, come si sente? Io te l'ho già detto. Come si sente di ruolo? Come? Come si sente di ruolo? Arruolati. Arruolati. Ottimo. Professor Donà, come si sente da arruolato? Mi sento bene, grazie. Molto bene, grazie. Arruolato. Prego, prego, mangiamo. Aspettiamo un attimo. L'ultima arruolata, un pensiero per la niente. Che bella scuola. Che è vero, che bella scuola. Un pensiero per il fiato. Un pensiero, un ringraziamento a chi? In particolare a tutti, tutti. Molla, Commissione. Scotti, di Lecce, tutti. Bene, bene. I neoassunti sono pronti. Eccoli lì, belli come il sole. I neoassunti. Con fotografie. Martelliamo il momento. Il momento in cui si ficca il tappo nel naso. Adesso scalda la bottiglia. Sì, guarda, sta tenendo troppo. È infatti. È agitato e agita la bottiglia. Presidente, vado lei, ci prendiamo due segreti. Mi ha sfiorato le chiappe, ecco. Elio splende come il sole. E tutti noi. Io rappresentante degli insegnanti, ho pensato di fare una cosa da parte mia, ma come rappresentante degli insegnanti per i nuovi MSI, per augurio di buona fortuna, grazie. Per ringraziare la vicepresidenza che ci tiene tutti uniti e ovviamente il preside che è anche il suo compleanno, che tutto sommato quest'anno è andato tutto bene e che quindi insomma siamo tutti contenti. Condizione. E naturalmente i nominati
soprattutto per regione, perché ho fatto dei pezzi per regione, in onore dei 9 assunti che vengono da 5 regioni diverse. Ecco, io non conoscendo naturalmente i miei assunti, però conosco la geografia. No, non si stava a vedere. E quindi un'assunta della regione, ho assunto, della prima regione, deve suonare il tamburello. Se la prima regione è la Puglia della pizzica pizzica, permettete. Allora, questa è una canzone fatta per la rappresentanza pugliese da lui e poi da me. Devo dire che poi ci sarà anche un omaggio a Santo Brullo, non so se lo conoscete. Antonella. Due canzoncine. Allora, siccome la base è quanto è bella il primo amore, che poi diventa quanto è bella passare ruolo, allora ci vuole silenzio. In classe facciamo i complimenti a... Facciamo i complimenti agli studenti che sono diventati, ahimè, docenti. Loro hanno faticato e non si sono arresi. Noi che accettiamo tutti, anche lì pugliesi. E tra la scuola e l'altro sa so vista grigia in questa gran Milano di risotti e crepe con tanta nostalgia delle cimbre. Qui ho cambiato, se fate silenzio capite anche le parole. Quando è bella passate voi, ma con culle più bella. L'altra regione rappresentata è è la Sicilia. E per la Sicilia dove stanno i siciliani? Ce n'è una caterva di siciliani. La siciliana doc, invece questa a 2 mesi era già a Milano. Allora, ovviamente la canzone più famosa della Sicilia qual è? Ragazzi, qual è? Giuri! Con Giuri! Allora, qui ci vorrebbe l'accento siciliano, non è che so cambiare tutti gli accenti, vengo da Napoli e sto a Milano. Angela, vai, dai. Io ora me ubriaco del Barolo e posso dire a mamma so del ruolo. Emmo che mi ha promosso a commissione, un giorno posso dire sto in pensione. Lavoro tutto l'anno, c'ha una Pasqua, estate e Capodanno, vorrò un per festeggiare un ruolo che
Anita a tutti e pure Nuca a noi. Che ha valutato e ha promosso tutti questi, che raccomanda tutti questi a tutti ho studiato a rotta di collo a presentarmi, per presentarmi a Belforti e alla moglie e alla fine dopo sta menata ricci per tutti e pure una cassata. Un vero milanese, un vero milanese a Milano, una meneghina, mille foglie. Cioè suonare quando arriva a Barbera e Champagne stasera se magna perché è di gamba. Allora facciamo un po' alla Iannacci. Io qui mi trovo solo in Lombardia e sento questa scuola un po' pulita. Offro a tutti da mangiare bene, qui non abbiamo chiuso le frontiere. Oggi è un po' cambiata la mia vita, credo nell'Italia bella e unita. Al nord siamo seri e solidari, davanti ai presidi siamo tutti uguali. Stasera crediamo, e a chi ci dice che una sola è un terror lo licenziamo. Non l'accento inglese, vediamo il Piemonte. Allora, questa è stata però è stato un po' concordata perché ho detto Piemonte, quali sono le canzoni di Piemonte? Lui subito mi ha indicato una che riconoscerete, una canzone del Piemonte, a cui chiaramente ha cambiato le parole. Sì, meno male perché ho fatto una piccola intervista all'avvocato, ho saputo che l'avvocato non ha capito se è civile o penale, ma è l'avvocato, appunto. Non è mio. Si chiama Mauro Peirone, l'avevo visto un po' tristolino quest'anno. Dunque la campagna è una regione dal quale è venuto. Allora qui sarà allora qui
allora, per quanto riguarda la campagna, ho scelto la base forse più allegra che c'è, perché a campagna vuol dire tarantella, tarantella, per cui ho scelto questa cosa. Il tamburello non solo è necessario, ma sarebbe necessaria anche la vostra partecipazione. Scusate, un pochino di partecipazione, ma già la vedo, ma non so, una partecipazione con... Avete il tamburello in giro? Allora, per un campano che entra in ruolo, ci sono due, che viene assunto in ruolo, ci sono due nomi tutelari. Uno è Amaronna Assunta, che è venuta a assumere, la nuova Amaronna. Amaronna Assunta è quella che assume, e non è la Giannini. L'altro è San Gennaro. Essere assunti a San Gennaro è facile, basta dare il sangue. Facevo vita grana, mi dicevo giovanotti, venderò i panzerotti, è una vita da cerotti che ti prende un po' cazzo. Nel momento culminante del finale travolgente, mi trovai qui alla Liende, che è meglio parlare. Per capire queste canzoni dovete capire che io appunto ne ho fatta una diciamo grossa, potevo anche portare il certificato medico ma lui non sarebbe mai creduto al mio certificato medico, ho saltato praticamente il primo scrutinio di quinta. Io faccio, infatti si intitola Caracci a Canossa. E poi c'era anche un sottotitolo che lui mi ha detto personalmente in puro dialetto valtrinese, Stattaccur. Caracci. Allora, ma siccome il compleanno ci vogliamo tutti abbastanza bene, tutti quanti, come io voglio bene naturalmente a Gullo, e Gullo non so se vuole bene a me. Devo chiedergli, ma non si chiede. Questa è una signora. Gullo col bene che mi do. Non esagerare, lo so, ma è a Canossa. Non so se c'è il pentimento, non ha dichiarato.
devo cantare a bassa voce perché ricordate del turco? No? Sì. Bullo col bene che ti voglio, vedrai che finirà. Bullo, ti ho fatto una promessa, non risuccederà. Ma anche tu, mio dirigente, prova a essere un poco clemente e risparmia il dardo, mi scuso del ritardo, vedrai non riaccadrà. E allora senza affanno prendiamo al compleanno a sta felicità. A memoria non la so, però faccio di un'altra cosa, possiamo cantarlo insieme. Quanto sei grande, Bullo, quando dirigi le briglie di sto grande carrozzone e tiri a gariola da buona scuola. Buon compleanno, Bullo. La scuola infame. Oggi mi sembra che 4 anni? 4 anni sono passati così. 5. Vedo la magnità dell'Alessandro Magno. Forse m'ha appena fatto il cazziatore. Ma i compleanni se ne vanno via. Buon compleanno, Bullo, la capoccia da scuola infame. Buttare la verdura.